si suona una scala, la scala pentatonica. Poi mettiamo delle note che suonano giuste. Nel senso, vuoi che ti dica che non è così? Può anche essere, però in realtà sì, ok, su alcuni accordi uso il pattern di una scala dorica, perché ad esempio quando mi muovo sul Re dominant uso una Dorian scale, quando sono ovviamente sul Mi flat diminuito posso utilizzare sempre di là una scala dorica con la quarta eccedente, ma non c'è senso emotivo perché è solamente un pattern, è sempre la solita questione, sposto una nota, creo il momento del contesto, per cui che cacchio me ne frega di pensarla in questi termini, quello che conta è se devo fare ovviamente un ragionamento per capire dove mi sto muovendo, posso ragionare anche con questi pattern, a patto che non diventi ovviamente poi un iter di costruzione continua, per cui un percorso sul quale baso un po' poi tutto il mio contesto. Nel senso che ovviamente se io suono una cosa di questo tipo, è una scala pentatonica, no? Terzo minor, terzo major, Dorian, non fa diesis, te lo faccio risentire. Quello che caratterizza il fatto che io dica dorico è perché so e lo sento che mi sto muovendo su una nota. L'arpeggio, tu lo vedi, spero che si veda anche qui, eh? Vedi come li traslo, ok? Ma ovviamente perché li traslo? Perché ho tutte le diteggiature connesse, è il solito discorso. Lo spostiamo a blocchi di un tono e mezzo, per cui tutti i pattern possono essere mossi in questo tipo, in questo modo, pardon, ma questo brano non lo suoni così, lo suoni con un'altra mentalità, fa diesis B and E, sono sempre queste. Ragioniamo però in modo un po' diverso.